Dopo il programma di risanamento ambientale di rigenerazione urbana e la valutazione ambientale strategica del programma, le cosiddette VAS, dell'ex area industriale di Bagnoli, la settimana prossima finalmente ci sarà una cabina di regia per definire il proseguo delle attività. Lo ha affermato Francesco Floro Flores, commissario di governo per Bagnoli, nel corso del forum organizzato al Circolo Ilva di Bagnoli, promosso da Sabato delle Idee e dal quotidiano Repubblica, che ha l'obiettivo di mettere alla luce una questione al centro di perenni scontri. Oggi finalmente stiamo concludendo l'altra parte significativa da associare al Paraso, e cioè le VAS relative sia ai beni culturali che all'ambiente. Questo tema si dovrebbe concludere entro la settimana prossima corrente, dopodiché finalmente abbiamo la conferenza di servizi, la cabina di regia per definire tutto quello che può essere il proseguo delle attività. Uno dei mali di Bagnoli in questi anni è stata proprio la mancanza di cooperazione e collaborazione tra le parti. Io mi auguro che la conclusione di questo iter possa invece determinare una vicinanza di tutte le istituzioni a portare avanti il tema Bagnoli. A confrontarsi con il commissario di governo per Bagnoli, i rappresentanti delle istituzioni, delle imprese e delle diverse realtà del territorio. Ascoltiamo l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri. Noi stiamo aspettando l'ottenimento della VAS, all'esito della quale pubblicheremo i risultati dell'analisi di rischio che abbiamo già fatto. Dopodiché completeremo le attività amministrative strumentali alla progettazione della bonifica e avvieremo questa importante fase di progettazione. Quello che succederà dopo ha anzitutto a che fare con le condizioni di sequestro del 70% dell'area, che come sapete tutti sono ancora sotto sequestro e che qualora non trovino uno sblocco impediranno la realizzazione dell'attività di bonifica.